Nella prima pagina una foto di Papa Francesco che tenta di afferrare una pallina da tennis. Al suo fianco Domenico Giani, aretino, comandante della Gendarmeria Vaticana. Io sono un piccolo segmento di una storia che è iniziata nel III secolo e prosegue tuttora. Quindi io comando un corpo di uomini che hanno, secondo me, un comune denominatore: la fedeltà al Papa, la fedeltà alla Chiesa, il servizio al prossimo. Una storia lunga secoli, mai raccontata finora, raccolta in una pubblicazione presentata in anteprima nazionale al Teatro Petrarca di Arezzo, alla presenza del ministro Minniti e del presidente della CEI Bassetti. La Gendarmeria Vaticana, dalle origini ai nostri giorni, firmato da Sandro Barbagallo e da Cesare Catanati, è un'occasione unica per conoscere anche attraverso i contenuti degli archivi vaticani le origini di questo corpo, che risalgono all'inizio del potere temporale dei papi per poi attraversare tutto il Medioevo. Una storia che nell'era moderna incrocia quella del mondo. Perché noi abbiamo il passaggio da il papato, che è sempre stato una istituzione che ha parlato al mondo, ad un papato che decide di visitare il mondo. Mi viene in testa l'89, il crollo del muro di Berlino. Tutto questo si intreccia con la figura di Giovanni Paolo II. Quanto quel papa che viene dall'est e trasmette un messaggio ecumenico straordinario, e quanto lui senta sulle sue spalle il dato che deve trasmettere quel messaggio ecumenico. Certamente, per tutelare il Papa, anche voi dovete compiere nei confronti della gente gli stessi gesti che compivano gli apostoli quando Gesù in qualche modo veniva assalito dalle folle e stava per essere addirittura schiacciato. Ma anche questo compito voi lo sapete fare con tanta delicatezza. Auguro di cuore a te, carissimo Domenico, e a tutti i tuoi ragazzi di poter proseguire nel solco di quella tradizione che è assai bene lumeggiata nel bellissimo volume che stiamo presentando. E dico a te e a loro: Dio vi benedica. E come dicono i fiorentini, per tutto quello che fate, ve ne renda il merito. Grazie Domenico, grazie Gendarmi.